l'anno, non ho capito bene, sarebbe stato forse opportuno, in occasione di altre situazioni di incontri, avvisare i genitori che questa realtà ci sarebbe stata, questa situazione, che si sarebbe venuta a creare. Invece, non si è detta, secondo me, creando un effetto peggiore rispetto a quello che si voleva probabilmente non creare, ma l'umore, io sono stato anche contattato da qualche organo di stampa per avere un'opinione su questa circostanza, quindi vuol dire che qualcosa si è appeso nel paese. Io dico che l'utenza del nido è l'utenza a lungo termine, i nostri bimbi che vanno al nido hanno diritto di avere delle educatrici da inizio anno fino a fine anno. Poi mi permetto anche di dire che la totale esternalizzazione del servizio, senza pulso, pur con un controllo non da parte dell'amministrazione ma da parte degli operatori al suo interno, equivale a porre in un rapporto meramente contrattualistico la gestione dello stesso, e questo sicuramente non andrà, lo dico già oggi, a vantaggio della struttura, perché intanto che il comune può intervenire con le leve del personale interno comandato dall'amministrazione comunale stessa, si può anche ragionare in ottiche diverse dalla mera contrattualità, ma nel momento in cui si esternalizza un servizio ci sono dei parametri contrattuali che devono essere rispettati da una parte e dall'altra e che, ahimè, potrebbero portare a problemi. Comunque di questo ne discuteremo in altra sede. Quindi io credo che, vista anche questa manovra di rafforzare gli uffici del Comune di Nogara, perché questa è la volontà dell'amministrazione, per poi andare ad avvallare una richiesta di aggregazione funzionale che si deve definire da parte del Comune di Soria, mi sembra che non vada nell'interesse della cittadinanza nogarese, perché forse sarebbe più opportuno che il personale che è del Comune di Nogara venisse applicato in questo particolare momento e contesto per il Comune di Nogara, perché anche come ha detto correttamente Simone Falco prima, stiamo vivendo difficoltà nell'accesso agli uffici, è stata tolta l'accessibilità agli uffici nella giornata del sabato, cosa che prima parziale, o quello che è stato poi, c'erano degli uffici che la gente normalmente sabato è a casa e si poteva permettere di poter accedere a determinati uffici per incompetenza. L'ufficio tecnico era chiuso il sabato, comunque. Okay. Il demografico è aperto, il protocollo è aperto, qual è il protocollo? C'è caso. Inizialmente era chiuso, poi è stato aperto. Allora voglio dire questo, è stato introdotto il martedì, che è operativo per gli intendenti, ma non è aperto al pubblico. Ti dico, comunque, se c'è una necessità di maggior fruibilità degli uffici pubblici, è chiaro? Io non vorrei, lo dico non con uno spirito veramente polemico, perché se no il consigliere d'opposizione deve solo rompere le scatole, no, che poi anche questa cosa qua non andasse a creare ulteriore impoverimento del valoramento delle nostre risorse. Quindi la valutazione di natura politica, il sindaco mi sembra che l'abbia spiegata secondo le loro ragioni in maniera chiara, io personalmente non la condivido e anche ho espresso i motivi di timore per cui credo che questa dichiarazione funzionale non sarà funzionale ed efficiente per il nostro comune, di conseguenza non intendo avallare una delibera di questo tipo, rilasciando la responsabilità di chi se ne assume questa sera l'approvazione, di stabilire se andrà a favore, come si pensa, del comune di Nogara, o sicuramente a favore del comune di Sorgà, o come penso io, a detrimento della funzionalità dei nostri uffici in favore di quelli. Va bene, grazie per l'intervento, sono tre interventi. Prego, vai. Forse è una domanda mia, perché come dicevamo, ok, ragionare sul cappello, avevamo detto che comunque Nogara ha bisogno di interventi anche per un peso comunque strategico, in ottica Nogara Mare, alcune cose che abbiamo visto, cambi tracciati e quant'altro, di poter dire la propria e magari con operazioni anche come questa eventualmente possono andare in questa direzione. Però trasporti scolastici, prima è stato detto che questo non è un documento operativo perché ci si ragionerà successivamente, però è chiaro che per dare anche la possibilità di fare una votazione consapevole di cosa si va a votare, quantomeno capire quali sono i paletti verso i quali volete andare, non è un discorso. Cioè, penso che le due cose non possono essere due cassette accettanti, devono un attimino anche andare di pari passo, perché io dica, va bene fare... Spiego la mia, quello che vuoi fare io, sui trasporti.
forti in questo caso, sì, però siamo in due, quindi bisogna poi vedere. Credo che questo passaggio cosa vuol dire il convenzionamento? Ci sarà il comune capofila, in questo caso gara, che dovrà assumere responsabilità procedurale di una serie di questioni, compresi trasporti scolastici e appalti. Vuol dire che fermo restando il trasporto scolastico che facciamo a gara, dovremmo farci gare come da parte del trasporto scolastico. Detto in termini, se vuoi, banali dal punto di vista procedurale. Cioè le procedure amministrative fanno capo a una gara. Allora io non vorrei poi essere frainteso, ma credo che il fatto di assumersi responsabilità, attenzione, infatti, cose di questo genere, controllo delle procedure amministrative, come dicevi tu, per me accresce il peso politico di un territorio, non dico di una gara, perché altrimenti non vorrei essere frainteso. Accresce il peso politico di un territorio coordinato, in questo caso probabilmente con un buon peso di una gara, mettiamolo così, per non essere, ripeto, tra i tesi, non possiamo fare i commentatori neanche. E all'interno del processo di cui ieri sul tuo passaggio, che dovrà sicuramente vedere questo territorio coordinato comunque, perché nel momento in cui va in appalto la gara madre, dovremo discutere sui percorsi definitivi. Quindi si passa un po' di qua, un po' di là, la dritta, avremo bisogno di peso politico. Anche la questione della riabilitazione dei servizi sociosanitari non è scontata. Abbiamo anche lì bisogno di peso politico. Se fosse possibile, io credo, avere convenzionamenti anche con altri comuni ulteriori, non escludo ad esempio rapporti consistenti anche con Sanguinetto, che saliamo da certi versi, oltre che con altri romani. Se noi riuscissimo ad arrivare a questioni di questo tipo, io credo che l'ipotesi di una base strutturata per poli forti e che veda un buon rapporto ancora più in là con Cerea e quello su cui stiamo discutendo oggi, anche quei rapporti con i vigili, forse qualcuno di voi ha visto dalla stampa che ci sono stati più incontri di questa amministrazione con il sindaco di Rovigo con Andria, è un'ottica di questo tipo. Favorirà questo, non lo so, creerà qualche problema, è probabile, qualche problema di organizzazione è probabile all'interno dei REI. Ma non possiamo noi fermarci rispetto a problemi di organizzazione, rispetto a un disegno di riorganizzazione del territorio che può essere assolutamente interessante e soprattutto che accresce sicuramente il peso complessivo. È una sfida chiaramente, chi non ci sta si tira indietro e non vota anche su queste cose qua, è una scelta, io sono molto contento che ci siano scelte di questo tipo che chiariscono i percorsi. Rivendico questo percorso per noi. Siamo contenti se questo poi coinvolge anche altre forze, lo ridico ancora, qui non ci sta, non è un problema, siamo in democrazia e siamo in scelta. Il passaggio che facevo io era il discorso delle convenzioni, al di là che il Comune di Nogaro gestisca la parte burocratica e mi metto solo nei panni di questi giorni la gestione dell'IMU, la volta scorsa abbiamo approvato comunque un 11.000 euro, se vado bene a memoria, da erogare a quella società che si occupa della gestione dell'IMU e mi sembra che qualche problema a distanza di poche settimane appunto non ci sia stato probabilmente un servizio che giustifichi la spesa che siamo andati a comunque ad impegnare la volta scorsa. Quindi il fatto che questa sera si voti, al di là, e lo ripeto, che questo non sia un documento operativo, però avremmo anche voluto un attimo capire se a livello di bilancio comunale, di previsioni in questo caso per l'annualità 2013, ci sarà qualcosa che varierà rispetto alla scelta autonoma di Nogaro in un'ottica di convenzione oppure no? Affrontano servizi con poche risorse
sia umani che finanziari, evidentemente il servizio tante volte è meno adeguato rispetto alle aspettative che hanno i cittadini, gli utenti. Con questo nuovo provvedimento il governo ha detto, vabbè, cominciamo con i comuni più piccoli, prima si era partiti inizialmente con comuni fino a 3.000 abitanti, poi si è portato ai comuni da 3.000 a 5.000. E naturalmente da lì poi il comune di 3.000 o 5.000 abitanti dovrà appoggiarsi a qualche comune vicino che ha un numero di abitanti superiore perché il limite era quantomeno a 10.000 abitanti. Allora, il comune di Sogà, che mi sembra di capire, è confinante con voi, è comunque dal punto di vista politico, sono già dei contatti per quanto riguarda alcuni servizi come quello del servizio scolastico, come quello del servizio sociale, se già qualcosa in essere, per cui ho detto, vabbè, col comune di Sogà si può partire, c'è una certa disponibilità dell'amministrazione a portare avanti questo discorso. E quindi si è fatto un incontro tra le due amministrazioni e poi subito dopo si è fatto un incontro con i responsabili. Perché è chiaro, in questo percorso la prima domanda che ci si è fatti è l'obiettivo è quello del risparmio, perché lo spirito della legge era diminuire i costi legati al servizio, ma nel momento in cui si mettono insieme due deficienze, nel senso che se un servizio è deficiente in un comune è deficiente dall'altro, per carità si potrà lavorare, ma è difficile avere poi dei grandi risparmi. Allora l'obiettivo è capire quali sono le risorse del comune di Dogana, quali sono le risorse del comune di Sogà, cercare di mettere insieme per arrivare al risultato ottimale a favore del cittadino. Ma come primo obiettivo è anche il risparmio economico, perché oggi si parla solo in questo senso di tutti i settori. Allora l'incontro operativo che è stato fatto è stato quello di capire quali sono le risorse economiche che ci sono oggi nel bilancio del Comune di Sogà, che poi probabilmente per la gestione magari confluiranno nel bilancio del Comune di Nogara, quali sono le risorse umane che il Comune di Sogà può mettere a disposizione su quelle del Comune di Nogara, perché può esserci che per un servizio ci sia magari necessità che il comune di Nogara metta più personale umano e per il comune di Sogà metta magari di meno, ed è converso per quanto riguarda l'altro servizio. Quindi l'obiettivo risparmio economico, e poi si vedrà attraverso i bilanci, sia nel bilancio del comune di Nogara sia nel bilancio del comune di Sogà, i numeri verranno fuori da lì. Ma è importante ed è stato messo come obiettivo all'interno del... Non è che noi serviremo il comune di Nogara, le risorse dovranno essere valutate, perché non è che possiamo aggravare i nostri servizi per darne meno ai cittadini. Dobbiamo fare in modo che se noi, assumendoci il servizio, abbiamo necessità di qualche risorsa umana, il comune di Nogara e il comune di Sogà la devono dare. Se per questo servizio che facciamo il comune di Nogara avrà qualche aumento di spesa, dovrà essere compensato da parte del comune di Sogà. Quindi non è che andiamo a perdere per quanto riguarda l'obiettivo, è risparmiare, però naturalmente compensando le necessità tra un comune e l'altro. Queste schede sono quelle predisposte dalla regione. Oggi si va a approvare queste schede, che è obbligatorio farlo entro il bilancio. Dopo questa delibera, subito dopo ci saranno le riunioni operative tra i responsabili dei servizi per definire bene come attuare l'associazione delle attività. Questo è devo dire che l'obiettivo è comunque il risparmio economico e il miglioramento del servizio. Prego. Ringraziamo lo segretario per questa illustrazione. Ritorno alle domande che facevo io, cioè dal punto di vista delle risorse e tecniche anche per avere il comune di Sogà, non è facile sapere. È una sfida, come lei lo sindaco, è una sfida come lei lo sindaco. Sì. Per cui diciamo che il cappello iniziale sì, va bene, perché alla fine
quello che si guarda, anche quello che si vive del governo, su quello che risparmiamo con parte pecuniaria, però questo risparmio economico è finanziato da una parte e dall'altra dei due comuni, o ci saranno delle deficienze all'interno di qualche ufficio tecnico? Questa è la nostra domanda. Per cui penso che, cioè, come hai detto tu, si lavora anche un meno sta professione, io no, ma è diverso, noi stiamo parlando di essere, però secondo me bisogna vedere poi, cioè, una situazione post, che sono un paio d'anni, se effettivamente questo può o meno funzionare. Per cui, diciamo, secondo me, hanno sentito un po' quello che è stato detto durante questo consiglio comunale, anche il nostro gruppo si pone in una condizione, cioè come cappello iniziale ci vanno bene le cose, però ci sono alcuni grossi tipi di domande. Bene. Per un intervento solo veloce, in un momento lo faccio lungo, dico solo che perché se questa cosa non è obbligatoria, dobbiamo anche allargarci magari con delle problematiche che non sono nostre e poi magari. Cioè, voglio dire, il comune di Novara ha effettivamente bisogno di questa cosa qua o... Chiedo una domanda, insomma. Cioè, la regione che ha bisogno? No, ma io credo che... Cioè, no, perché prima te hai detto, signore, vuole una scelta politica, giusto? Bene. La regione obbliga i comuni. Sì, però è il comune... Noi vogliamo convenzionarci con il comune. Ok, d'accordo. No, era per dire... Noi vogliamo convenzionarci. Sì, ho già detto che se fosse come sono. No, no, ho capito. Vabbè, te l'ho detto io. Allora, ti sto dicendo, sorda la necessità di fare questa cosa perché li ripongono sostanzialmente, giusto? Sbaglio? La regione di tutti i comuni. Sorda la necessità di questa cosa perché le viene imposta, giusto? Sì, come tutti i piccoli comuni. Esatto, perfetto. Noi, cioè noi, voi avete fatto una scelta politica di, diciamo, dare una mano a soldi. No, mi seguono un percorso. Va bene, mi seguono un percorso. Le mie perplessità sono che, insomma, vabbè, non so, io voto contro questa cosa, però voglio dire, a noi non c'è l'obbligo per noi, quindi non voglio dire, tengo a precisare che è una scelta vostra. Certo, ma anche noi ci teniamo. No, no, voglio dire, è una scelta politica, della situazione che ha, no, no, capito, io ho perplessità che dopo non vengano fuori delle questioni che dopo che non hai, no, ecco, qui, va benissimo, cioè. La questione di Soccarpe comune, come abbiamo detto prima, tutti gli altri paesi superiori di 5.000 abitanti. Ma abbiamo mai visto la neve? È una scelta retomata. Non hai visto la neve? No, no, hai visto la neve? Ah, mi sono detto, cioè, no, non ne abbiamo parlato. No, no, abbiamo parlato. No, non ho mai visto. Ciao, io è una scelta regionale che si porterà a un'unione di comuni nei prossimi anni. Okay? Allora, non è che vi sia una necessità immediata nostra, però che sarà comunque un accorpamento a cui andremo a far fronte per ridurre le spese regionali. Questo è che no, no, non necessitiamo, cioè, nel caso di Sorgar lui ha necessità di nel caso nostro è meglio che ci uniamo a dei comuni vicini e non essere costretti un domani a rappresentarci a comuni magari che abbiamo poco da spartire. Allora una logica che me lo insegna anche te a livello politico è che noi stiamo dialogando bene comunque anche a livello dei cittadini con Sorgar e Calzo, cioè questo territorio nostro è già un territorio comune per questi tre comuni, scusa già tutti i colori, cioè avremo meno da condividere secondo me con Isola, perché andiamo anche in contrasto su alcune cose, ok? Cioè non ci sono, no, ma lo vedremo anche a livello di amicizie e compagnie, io vedo anche livello di del tuo gruppo politico hai fatto un'unione con Gazzo, perché sei più affine, conosci più persone, vi trovate meglio. Noi abbiamo fatto la stessa cosa partendo dal discorso, diciamo così, con Sorgar, il quale è un comune qui vicino, è un comune che ha delle peculiarità abbastanza particolari, nel senso che con Ferraro è molto vicino a Logana anche come mentalità, mentre se vuoi Sorgar è magari più vicino a Trianzolo e a Vento, ok? Anche gravitano lì come, diciamo così, compagnie o unioni di persone. Ecco, quindi la nostra intenzione sarebbe quella di seguire un percorso regionale che è fatto dalla regione che avrà, che questo è un altro che inizio praticamente, perché poi sarà sempre, sempre difficile. Ok? Cioè le unioni saranno la costruzione e il futuro con
parte nostra, poi si può anche votare contro, però alla fine non è che possiamo isolarci, sono domani la regione di grandi accorparsi per forza con qualcuno, perché adesso sono i comuni inferiori a 100.000, domani saranno quelli inferiori a 10, capisci? Quindi alla fin fine è un percorso obbligato. La regione, com'è l'endica secondo me, è che la regione comunque ti obbliga delle sedi, ma non ti dà degli aiuti sostanziali, cioè non è che ti dice unisciti con degli altri e puoi quindi assumere del personale o avere più risorse, ti dice unisciti e stop, ti do qualche piccola cosa, tipo, adesso facciamo un esempio, se noi uniamo appunto le forze di vari uffici e i due comuni hanno una persona che va in pensione, che lavora presso un altro ufficio, non è che sia, non lo so, il Nessola, perché ho il Nessola qua presente, puoi comunque assumere un geometra, un professionista di un altro settore. Ecco, queste sono un po' le agevolazioni che stanno tentando di dare, ma anche la regione sta andando un po' a spanne, non è che hanno ben in mente dove andranno a finire. Certo sanno che ci sono dei tagli da fare. Nei tagli da fare, l'unione dei comuni agevola questo percorso. Possiamo trarre dei benefici da tutto questo? In alcuni casi penso di sì. Facciamo un esempio, un altro esempio banale, perché sono gli esempi poi che ci fanno capire anche meglio le situazioni. A Nogara abbiamo i capi settore. Ogni settore di Nogara fa i propri appalti. Okay? Per esempio, Berardo qui presente fa i suoi del suo settore, l'ufficio tecnico i suoi del suo settore e quant'altro. La difficoltà che abbiamo burocratica è che comunque è sempre una rincorsa a vedere le leggi e a capire cosa dobbiamo fare perché la gara sia fatta bene e conforme alla legge. Okay? Questo è un problema che hanno tutti, per tanto che studi sei sempre alla rincorsa di quello che è e quello che sarà. Allora, può essere che un domani venga fuori un ufficio comune che si dedica agli appalti e che studia, la persona studia tutte le leggi, è ben informata e fa solo quello di lavoro, potrebbe essere, perché prima non ne abbiamo parlato, anche gli appalti sarà un secondo, diciamo così, percorso che saremo obbligati a fare, cioè unire le forze anche in questo senso. Quindi potremmo, da un handicap che attualmente abbiamo, parlo di handicap perché per i capi settore è portare via tanto tempo studiare una cosa che già stanno studiando anche altri, no? E non condividere magari le notizie. Quindi magari una persona che si dedica a questo domani sarà più facilitato e potrà fungere quel lavoro anche per gli altri comuni. Il sindaco prima ha detto che sull'ambiente, anche sull'ambiente possiamo avere una persona, io penso che noi abbiamo per esempio Anna De Luca, la dottoressa, che è abbastanza ferrata su questa problematica, potrebbe essere una risorsa per i comuni. Magari noi attingiamo risorse da altri comuni dove siamo deficitari. Ecco, questo potrebbe essere, ripeto, un buon esempio per dire qualcosa di buono c'è. Chiaro che parti comunque da una posizione obbligata, cioè che ti obbligheranno sempre di più da domani. Questo bisogna essere consapevoli. Va bene, se lo interventi. Prego. Sì, una rettifica della dichiarazione di voto che avevo fatto prima alla luce degli interventi che ci sono stati, perché obiettivamente abbiamo sentito tanti magari, speriamo, tante ipotesi che comunque positive ovviamente, che vorreste comunque vedere esecutive dall'anno prossimo, però stiamo facendo leva semplicemente su di speriamo, che sinceramente per un tipo di provvedimento di una portata come questa riteniamo che non sia assolutamente sufficiente. Noto sarà un voto di astensione dove, ripeto, come abbiamo detto, come ha detto anche Emanuele prima, l'obbligo non è per i comuni di Nogara, ma è l'obbligo ovviamente per i comuni di Socà e Nogara. Si crede la sottrasse noi poi. No, dico nessuno, ma poi. Perché noi siamo nessuno. Dico, ci siamo amministratori di Nogara. Ma quasi che sono Nogara. Non posso associare con i comuni. No, io l'obbligo regolare, organizzare, e di qua per paradosso provessi tutti i comuni come Nogara. Cosa fai? Cosa fa la regione governata dalla Lega? Visto che è un punto di forza dei tagli regionali del tuo partito. Ma una prova contraria, Flavio, adesso stiamo ragionando di un comune come quello di Nogara che non ha bisogno di Nogara. Nogara, no, ma sì. Allora, Socà va in giro e se no, nessuno che sia Socà, come dovrebbe fare? Come dovrebbe combinare?
Sinceramente Sorgà si può associare con chi vuole. Io sto dicendo adesso che sono consigliere comunale di Nogara e non di Sorgà. E non mi muovo con tutto quello che... anche nel Veneto. Anche nel mondo. Anche nel Veneto. Certo. Veneto governato dalla tua... E anche in Italia. Lega, giusto, che vuole questo percorso. No, ma... A parte che non ti ho mai sentito prendere a cuore il discorso di Nogara con la stessa enfasi che Sorgà. Rispetto all'ultimo argomento di adesso. No, vi dico che sempre non nel mio giardino. Quello che no, quello che sto dicendo. Non nel mio giardino. È il discorso che se fosse io ti consiglio comunale dicendo come avevo chiesto. Scusate, come avevo chiesto prima all'assessore sociale con la quale cerco in ogni consiglio comunale di rapportarmi, ma alla fine risponde il sindaco. Questa ormai è un'abitudine, credo, del primo consiglio comunale, perché l'assessore sociale non può parlare quando interviene no, il sindaco. No, che è il problema. Allora, siccome la... legato allora, no, siccome la domanda mia era una domanda molto specifica, visto che si va a intervenire con questo provvedimento sul discorso servizi scolastici, che fino a prova contraria dovrebbe essere in capo al suo assessorato, oltre agli interventi sul sociale che da quello che vedo qua sono già comunque validi dal 1 gennaio 2012, avevo chiesto il passaggio su eventuali indicazioni di bilancio per l'anno prossimo e abbiamo capito che alla fine vedremo. Quello invece... Non è vero, penso che sia stato detto fino adesso, è stato detto pensiamo che non ci saranno risolti sul pensiamo. Sul pensiamo sinceramente, visto che è sempre detto che le amministrazioni lavorano su atti, i pensiamo non sono atti. Quello che volevo un attimo capire dall'assessore competente, se adesso mi viene comunque il permesso di parlare assieme, proprio molto sinceramente e seriamente, è il fatto di quale beneficio ad oggi aderendo comunque a questo progetto per il comune di Nogara, perché permettetemi, mi interessa del comune di Nogara prioritariamente, avremo, perché da quello che si sta sentendo di noi che potremmo dare professionalità nostre a Sorgà, potremmo attingere, non capiamo cosa e soprattutto non capiamo quali potenzialità. No, parlo di qualità, ma proprio di persone, numericamente parlando, possa avere Sorgà da darci. Io parlo per il sociale, cioè per me, quindi sì. Per esempio ho aperto il cerchio magico, sentiamo. Ho aperto il cerchio magico a Sorgà, quindi ho avuto più utenti e ho avuto così la possibilità anche di partecipare alla richiesta di finanziamento che mi è stato concesso, quindi aver allargato il cerchio magico per esempio con più utenti di Sorgà, che ho aumentato la spesa per loro, ho avuto un rientro io perché comunque mi hanno finanziato l'ULS per questo potenziamento e allargamento, quindi ho aumentato il giorno e ho aumentato anche gli operatori perché ho più utenti. Per esempio la grande sfida che c'è stata, che mi è stata affidata dall'ULS, l'ho fatta con Sorgà, quindi comunque un unico progetto su due territori, anche qua con il clausus dell'ULS 21, che comunque due comuni uniti fa sempre piacere. Per quanto riguarda poi per esempio i trasporti scolastici, io ti posso dire che quando scadono il contratto d'appalto mio e quello di Sorgà, saremo un'unica forza contrattuale contro davanti alla ditta, quindi se pensa che porta a casa comunque l'appalto con più potere economico. Cioè, quello che sto dicendo è di fronte comunque a linee di pensiero. No, ma ti posso di dire cosa? Cioè, risparmio sul... Se faccio la domanda magari... No, ma non posso dirti adesso risparmio sul... Ma non ti stavo chiedendo questo. Ti stavo chiedendo se, siccome, come si sa, le amministrazioni comunali scadono dopo un tot di anni... Ecco, allora tu mi chiedi... No, dico nel momento in cui c'è un discorso di trasporto scolastico, che non so se l'appalto di Sorgà scadrà nella stessa data in cui scadrà anche per Nogara. Sì. Hanno la stessa scadenza. Ok, allora quindi l'unica ditta. Nel momento in cui Sorgà intendesse agire in modo divergente rispetto a Nogara. Oddio. Un po'. Allora, il fatto di essere capofila significa dettare legge agli altri in questa logica. La logica è dovuto arrivare, adesso mi hai capito. Cioè oggi noi. Parlavo con lui, no? Sono simpatico. Pensati che quando che i provvedimenti concreti facciamo piccola amministrazione normale. Quando ci sono delle delibere di indirizzo, chiedete le delibere di indirizzo. Quando c'è la delibera di indirizzo sulle cose, dovete fare piccola amministrazione da riporto.
Cioè, allora, io rivendico ancora questa sera non decidiamo. Quello che noi decidiamo questa sera la